Bene, buonasera a tutti. Visto che alle 19 ho un impegno altrove, sarò rapidissimo. Spero, di non avere intoppi con la connessione, per cui in qualsiasi momento, sei pregata di, sospendermi o interrompermi. Allora, andiamo subito a bomba sul discorso del mio intervento. Allora, innanzitutto volevo fare una precisazione di matrice metodologica. Questo intervento purtroppo non è risolvibile in 60 minuti, però tenterà di andare a risolvere quelle che sono le tematiche più comuni quando arriva di fronte a noi professionisti un cliente che sia appunto in qualsiasi stato imprenditoriale o a livello di debito personale, coinvolto in una situazione appunto di tipo debitorio. E il 9 volte su 100, 9 volte su 10 accade che questo stesso soggetto ha dei problemi che tenta di superare, che sono anche e soprattutto di matrice tributaria. L'interesse che ho io per la materia tributaria lo vedrete, diciamo, rivolto nello speech. Perché quello che a me importa, in pratica è, andare ad analizzare la legge sul sovraindebitamento, in particolare i profili dell'esdebitamento del, contribuente soggetto non fallibile, nell'ottica proprio di, eludere, o parola pericolosa, però quantomeno di evitare il coinvolgimento del debito tributario, oppure di coinvolgerlo, appunto. Qual è il problema? Il problema è di matrice normativa, perché da sempre il nostro ordinamento ha visto, dalla predisposizione della norma del 2013, un'evoluzione un po' particolare, che è sempre stata, come spesso accade in ambito legislativo, alla mercé dei, non soltanto dei giudici, ma di una procedura effettivamente malfatta. Oggi il dubbio che arriva dal cittadino, e dal cliente, appunto, che ci troviamo di fronte è: ma se io intendo estinguere il mio debito seguendo una procedura come quella ex legge, numero 3 del 2013, o ancor meglio legge fallimentare, qualora si trattasse di soggetto diverso dal debitore, soggetto passivo, persona fisica, chiedo scusa, non fallibile, il dubbio sarebbe quello di dire cosa faccio io del mio debito tributario? Resta in piedi? Non resta in piedi? È falcidiabile? È eliminabile? Potrebbe essere assoggettato alla procedura in questione? Che sconta? Che tipo di accordo sconta da parte del fisco? Che partecipazione c'è da parte dell'amministrazione finanziaria nonostante la fase in cui il debito tributario attualmente si trovi? Ecco, a tutte queste domande attento, seppur parzialmente e con gli ovvi limiti, oltre che di tempo, anche di competenza, di dare una risposta. Mi piacerebbe in questo caso partire dalle conclusioni. Come potrete notare, nell'ultima parte del mio ragionamento c'è questo confronto con la disciplina della pace fiscale e del saldo e stralcio. Ammetto non essere più troppo di moda, ma potrebbe essere utilizzata la chiave della pace fiscale, che è poi sostanzialmente la definizione delle liti, e del saldo e stralcio, rottamazione, anche per andare ad analizzare quelli che saranno gli elementi agevolativi o comunque condonizi, chiamatelo così anche se è un termine improprio, che sono al vaglio del nostro governo, soprattutto a fronte di questo problema importante dell'emergenza Covid. Ma partendo dalle conclusioni, appunto, quindi dal rapporto della disciplina della estinzione del debito, o ancor meglio, della inesigibilità del debito di qualsiasi matrice esso sia, e l'inesigibilità o comunque l'esigibilità parziale o comunque l'esigibilità differita del debito tributario, è qui che si incentra il mio ragionamento. Oggi dobbiamo identificare la procedura di, chiedo scusa, vado più lentamente, di esdebitazione, esdebitamento, che si voglia, come un passaggio importante e quindi un connubio importante tra quella che è la legge fallimentare e la legge numero 3 2012. Dobbiamo innanzitutto dire che quello che interessa questo speech, questa discussione, è in particolare la legge numero 3 del 2000, del 2012, perché quello che a noi interessa è comprendere che tipo di evoluzione ha avuto la norma, quindi sul soggetto persona fisica, debitore civile, che non può essere identificato tra quei soggetti ex articolo 142 della legge fallimentare, quindi co come fallibili, o comunque in generale sotto l'egida della legge fallimentare, e quindi che risponde alle esigenze di un imprenditore o sotto soglia fallimento,
o ancor meglio privo ad esempio di una partita IVA. La procedura in realtà è molto snella in termini proprio di forma, perché basterebbe avere una marca da bollo da 16 piuttosto che un contributo, oltre ad un contributo da 200 euro per la Camera di Commercio, e si accede automaticamente all'organismo di composizione della crisi, che è nuovamente istituito con la modifica del 2017, che consente appunto di accedere a questo tipo di procedura. Lasciando più ad altri esperti la fattispecie stessa in ottica fallimentare, quello che mi interessa, ripeto, è capire che sorte ha il debito tributario su questi soggetti che sono soggetti non fallibili, quindi non soggetti alle norme specifiche della legge fallimentare, ma di questa legge 312, che in realtà non fanno nient'altro che assurgere a una forma di rinvio alla normativa sulla legge fallimentare. E proprio probabilmente sull'ottica di questo rinvio malfatto di buona parte della legge numero 3 del 2012 che si innestano i primi problemi, anche e soltanto, per esempio, pensando alla matrice meramente procedurale, tipo la sorte del debito tributario, che approfondiremo. Lascio un po', ancora, di sospanso sul punto. Ma in realtà, dopo le varie modifiche, siamo arrivati ad oggi a comprendere innanzitutto che cosa? Che queste normative consentono innanzitutto non di estinguere il debito, come vuol lasciarsi presagire anche dalle false preposizioni testuali della norma, quanto in realtà il debito resta sostanzialmente in vita, esigibile a tutti in effetti, e non estingue, quindi non diciamo si deteriora, bensì resta sostanzialmente inesigibile. Quindi tali debiti non possono essere richiesti sostanzialmente indietro, una volta ottenuta l'esdebitazione. L'effetto dell'inesigibilità quindi consente di un effetto assolutamente definitivo, quindi al momento del passaggio di condizione, quindi quando si realizzano le condizioni dell'inesigibilità e quindi di applicazione della legge, come previsto dall'articolo 14 ter decies della legge numero 3 del 2012, da quel momento non è più revocabile e non è più aggredibile, quindi sostanzialmente assoggettabile a forme di esigibilità. Chi può essere ammesso? Soprattutto per quanto riguarda poi il profilo della crisi del sovraindebitamento, chi abbia cooperato, quindi che non abbia sostanzialmente ostacolato la procedura, fornendo informazioni e dettagli o quant'altro si possa appunto procedere all'evoluzione della procedura, non abbia ritardato o contribuito a ritardare anche solo fraudolentemente lo svolgimento della stessa e non abbia beneficiato della stessa procedura in annualità, negli 8 anni precedenti alla presentazione della domanda, che non sia stato condannato da uno dei reati previsti all'ex articolo 16 della legge 3 del 2012, ed in particolare questa nota particolare è che non abbia, che abbia svolto nei 4 anni della liquidazione un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze. Questa misura consente di attribuire alla figura del soggetto, in questo caso persona fisica, dei presupposti per poter aderire a questo strumento. È importante comprendere innanzitutto che tra i presupposti che qui ho identificato come oggettivo e soggettivo rientrano due questioni che sembrano fattispecie di colore, ma in realtà sono la vera ratio della normativa, che ha una funzionalità ovviamente di tipo sociale. Cioè l'esigenza del legislatore alla nascita di questa normativa, che è successiva, come potete immaginare, alla normativa sulla legge fallimentare, era quella di garantire al debitore che si trova in una condizione di squilibrio perdurante tra debito e patrimonio liquidabile di aderire a una procedura di inesigibilità, garantendo come provvista, passatemi il termine, quello che lui in realtà può. Debitore e poi che deve poi rappresentare una figura stessa del consumatore, quindi non un businessman, non un soggetto che, diciamo, ha come prerogativa quella della fallibilità. Perché ricordiamo che una prerogativa dell'imprenditore commerciale è appunto quella di poter sostanzialmente fallire. Esdebitazione che si è evoluta nel tempo, come possiamo vedere qui anche dalla mera presentazione o partecipazione degli organismi di composizione della crisi, che vedete qui identificati sotto forma di una bozza di quella che può essere la procedura attualmente prevista, ma che anche con l'articolo 283 del decreto legislativo 14 del 2019 ha previsto una fattispecie particolarmente importante, che è quella della pulizia
del soggetto che si trova appunto in una situazione di squilibrio, una sola volta, quindi una sorta di pulizia e rientrare sul mercato, quella che è, diciamo, la ratio della normativa, quindi ripulirsi per rientrare sul mercato, solo per le persone fisiche, ripeto, soggetti non fallibili, che possono utilizzare una sola volta e con la garanzia di un pagamento in 4 anni. Quindi norma meramente di carattere e a tutela di un carattere sociale della procedura. Ma il fine è quello quindi di una formulazione, poi a livello procedurale, di una proposta di ristrutturazione con soddisfazione dei creditori mediante qualsiasi formula, con un parere necessario del 60% dei crogafari e l'omologa da parte del tribunale, con un automaticamente, dal momento dell'omologa, la inesigibilità del credito e la cristallizzazione della posizione debitoria, quindi sostanzialmente del rientro da parte del soggetto interessato alla procedura. È importante questa definizione del passaggio dalla responsabilità al debito, sempre in ottica della definizione meramente sociale o prettamente sociale di questa procedura. Si è inteso dare una ratio all'istituto che è quello di dare un bilanciamento, garantire ancora una volta quasi una sorta di redenzione che garantisce un bilanciamento tra l'esigenza della responsabilità patrimoniale del debitore e la possibilità per lo stesso di intraprendere una nuova attività libero da pregressi debiti. Ora, sulla carta è tutto molto piacevole, anche a livello è interessante come approfondimento di matrice di principi generali. Quindi si cerca di garantire che questo sacrificio del creditore sia legato ad una sorta di sfortuna nell'attività imprenditoriale per quanto riguarda i soggetti fallibili o comunque nella gestione delle proprie risorse per i soggetti non fallibili e con garantendo quella che può essere una compenetrazione delle esigenze, delle best practice dei paesi europei nel nostro ordinamento con la tutela della sopravvivenza dignitosa, che questo è uno dei motivi che hanno spinto all'introduzione di questa normativa, e parallelamente a quella degli angloamericani che vedono nella figura del consumatore colui che in realtà deve consumare, quindi colui che deve spendere e preferibilmente impegnando il proprio reddito o qualcosa di più. E ove più soggetti escono dal circuito del mercato e più il mercato stesso si indebolisce e quindi creano, garantendo a questi soggetti di rientrare legalmente e soprattutto in uno stato di equilibrio all'interno del mercato, consentono al mercato stesso una sua evoluzione. Questo è un profilo più sofista che altro, però è interessante per comprenderne la portata. Quindi c'è un concreto passaggio dal piano della responsabilità al piano di debito volto alla tutela della stabilità del sistema in ottica appunto di matrice di provenienza angloamericana. Il punto del professionista che si deve porre, il quadro, diciamo, che si deve affrontare nell'ottica di questo rientro, diciamo, nella buona società, è quello di garantire al soggetto inciso dal debito e che intenda utilizzare la procedura come seconda chance, mettiamola così, o come diciamo, interesse correlato diciamo, al rispetto stesso dei contratti, dei debiti che uno ha, ma come proprio motivo e volontà di rientrare all'interno del mercato e garantire una partecipazione attiva all'interno del mercato, come può essere appunto quella del consumismo, proprio in quest'ottica si è inteso valutare la disciplina di questi debiti. Ci si è sempre posto però il vero problema, che è quello che poi è avvenuto nell'evoluzione del 2017, delle problematiche per le quali purtroppo questo strumento è stato poco battuto, o meglio, se vogliamo dire, raramente battuto e soltanto in casi estremamente peculiari. Prima di tutto, e qui entriamo un po' di più sul pratico, bisogna dire che l'utilizzo di questo strumento è estremamente scarso, almeno sotto il profilo Perché la norma innanzitutto è estremamente malfatta, quella almeno per la legge 13, e sicuramente per problematiche di matrice interpretativa. Diciamo che è stato dato troppo spago, o come sempre accade, troppa discrezionalità all'organo creditore, in questo caso per i debiti che a noi interessano in questa sede è il debito tributario, nella partecipazione attiva o meno a questi determinati tipi di procedure. Diciamo che, per
partiamo da questo presupposto. Ci sono delle problematiche che io qui ho elencato che adesso vi espongo, ma di base queste problematiche sono state, seppur parzialmente, comunque come sempre accade, diciamo che il tempo, la giurisprudenza l'ha avuto da lontano 2012 ad oggi per essere sostanzialmente mitigate. Allora, innanzitutto diciamo, si rilevano, come abbiamo detto, all'interno dello strumento delle problematiche evidenti. La legge 3.12 ha problematiche sulla sorte del debito, sulla falsificazione dei tributi, le conseguenze dei creditori, quindi l'assenza sostanziale purtroppo di incentivi premiali a questi creditori che rinunciano, che si trovano costretti a rinunciare per procedura presa ai loro crediti, problematiche procedimentali nel rinvio alla disciplina del fallito persona fisica e soprattutto sul profilo della tassazione indiretta che è stato parzialmente risolto. Ma andiamo con ordine. Partiamo prima dalla fine di questi tipi di problemi. Oggi ci troviamo di fronte a dei doveri, nel senso che ci troviamo di fronte a delle prese d'atto. Il nostro cliente, che purtroppo si trova nella condizione di venire da noi per affrontare il debito tributario, si trova di fronte a diversi procedimenti che nel tempo si sono susseguiti nei nostri tribunali e che hanno spesso visto dei contrasti circa l'applicabilità del tema tributario a queste richieste di procedura. Nonostante Corte di Giustizia del 7 aprile 2016, nonostante Corte Costituzionale del 2014 e nonostante l'attuale Corte Costituzionale importante, la 245 del 2019, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 7 primo comma, dopo faccio il raffronto a una tabella sinottica che mi piaceva condividere con voi, nonostante tutto ciò, l'idea era quella che sostanzialmente, andiamo al succo del problema, l'Agenzia delle Entrate non potesse rinunciare per almeno determinati tipi di tributi alla loro esigibilità. Facciamo l'esempio su tutti, che probabilmente conoscete, è il problema dell'IVA. Ora, si è sempre trincerata l'Agenzia delle Entrate sull'infalcidiabilità dell'IVA perché norma di matrice europea, tributo armonizzato, quindi sostanzialmente non suscettibile di disposizione interna e quindi di rinuncia interna da parte del nostro legislatore, quindi dall'amministrazione finanziaria che è demandata alla riscossione dei tributi, l'Equitalia, quindi società ente della riscossione, e alla identificazione del debito tributario l'Agenzia delle Entrate. E nonostante ciò, però, vi erano già allora, all'epoca, non parlo proprio del 2012, ma più in là, con ad esempio la Decano Trasporti, la possibilità, consente, ad esempio la Legano Trasporti lo dice testualmente, che sarebbe poi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la causa C546 del 2014 del 7 aprile 2016, consente di ritenere che il divieto di falcidia dell'IVA prevista dall'articolo, dalla norma, la generale rispetto al quale l'eccezione deve ritenersi non esclusa ma esplicita. Questo nel 2016. Vi rendete conto che già questa definizione, che poi è stata sostanzialmente mutuata all'interno della norma tra le varie modifiche che si sono susseguite, ma c'è anche un tribunale di Pistoia che, diciamo, coraggiosamente nel 2017 aveva espresso la sostanziale stessa fattispecie, così come di Torino del 2017, eccetera, eccetera, siamo di fronte a delle pronunce che hanno cercato di mitigare la portata pratica e l'andazzo pratico che stava prendendo nel nostro ordinamento questa procedura, proprio per le problematiche che qui ho rappresentato e che adesso vado a spiegare. Innanzitutto la sorte del debito tributario. Qual eroga al principio di disponibilità dei tributi? Come dicevo prima, seppur diciamo più di moda nell'ottica dell'infalcidiabilità dei tributi si è parlato principalmente del profilo dell'IVA, perché è quello più difficilmente digeribile per il nostro fisco. Nonostante questo, è evidente che l'indisponibilità dei tributi è un principio che coinvolge tutta la platea sostanzialmente dei tributi, ma stesso appunto nell'ottica dei principi generali che muovono il diritto tributario. Quindi
La sorte dei debiti, della crisi, da sovraindebitamento è sempre stato un punto dolente. In questo senso, il punto dolente è ancora maggiore dove c'è un mancato richiamo alla della transazione fiscale, che è poi l'argomento principale di cui stiamo discutendo per garantire l'estinzione o, come abbiamo detto, l'inesigibilità dei debiti tributari nell'ambito di questa procedura e la possibile illegittimità di questa scelta. Cioè, sostanzialmente quello che ci si è posto, il dubbio che ci si è posto è perché il nostro legislatore non ha considerato, nell'ottica della crisi del sovraindebitamento, parallelamente alla legge fallimentare, quindi la 3 del 2012, anche materia attinente alla transazione fiscale. Il problema chiaramente è legato agli risvolti fiscali, cioè al peso economico di una tale scelta nell'attuazione di queste procedure. Perché? Perché sarebbe stato estremamente costoso, magari, consumiamo, ma è evidenza, garantire la sorte del debito tributario alla mercé, diciamo, dei soggetti che intendevano aderire a questa determinata procedura. Ecco perché determinati paletti sono stati posti anche contrariamente a queste normative, questi principi di diritto che emergevano addirittura dalla Corte di Giustizia, chi organo migliore in ottica di tributi armonizzati poteva essere preso in considerazione. Quindi, contrariamente a quanto ci sarebbe potuto aspettare, il legislatore nella legge 3 del 2012, dobbiamo dire con certezza, non ha mai richiamato l'istituto della transazione fiscale regolato da 183 ter. Nonostante quest'ultimo rappresenti evidentemente il naturale corollario di queste procedure, perché quando ci si trova di fronte ad una problematica di rientro dal debito, di solito nell'accumulo dei debiti portati avanti da un determinato soggetto si pone anche quasi sempre, se non sempre, il dubbio dell'esito della matrice del debito, della rilevanza del debito tributario. Quindi l'assenza di un'esplicita previsione fa ritenere impossibile qualsiasi tentativo o idea di applicazione analogica dell'articolo 182 ter della legge fallimentare, che si inquadra come una deroga al principio generale di indisponibilità tributaria. Ecco perché è stato difficilmente mutuabile nella legge 3 del 2012. Sostanzialmente gli operatori del diritto, ma gli stessi giudici che si trovano di fronte a determinate procedure, si sono sempre interrogati circa la possibilità di utilizzare propriamente, quindi per interpretazione analogica, questa normativa sulla transazione fiscale anche alle procedure di soggetti, come dicevo prima, non fallibili. E il dubbio si è posto in maniera tale per cui ci sono state enormi disfunzioni nell'applicazione. È stata infatti contemplata la disposizione sulla transazione fiscale come mezzo fondamentale per garantire la riuscita del tentativo di contrastare la crisi e quindi per garantire all'impresa, così come al soggetto, fallibile o no, di rientrare all'interno del mercato. Quindi perché sostanzialmente il dubbio è perché escluderla? E questa problematica, questa ratio, è stata difficilmente risolta se non da prese di posizioni giurisprudenziali e poi vedremo anche con alcune modifiche normative. Dobbiamo anche dire che sempre nell'ottica della sorte del debito tributario ci si è posto enormemente il dubbio, il problema circa le previsioni in maniera che le previsioni della legge 312 in materia di gestione dei debiti tributari. Cioè, sostanzialmente, la mancata previsione di un rinvio, un richiamo o un riutilizzo della norma sulla transazione fiscale ha posto effettivamente il dubbio che il legislatore volesse realmente tentare di inserire all'interno di queste norme sulla crisi del sovraindebitamento anche la gestione dei debiti tributari. In un primo tempo si è pensato di no, cioè sostanzialmente la falcita dei tributi era sostanzialmente non consentita dal legislatore proprio per mancato espresso richiamo a norme sulla transazione fiscale. E in questo senso la norma è pacifica, l'articolo 7,1, vado a prendere il prospetto sinottico, lo dice testualmente, cioè sostanzialmente dice io non considero il debito tributario, questo prima della modifica, se non voglio chiamare proprio la norma, in ogni caso con riguardo ai debiti tributari costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, alle ipotesi sul valore aggiunto al ritenuto operato e non versato, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Quindi solo dilazione di pagamento, non falcivia, non estinzione, non inesigibilità, bensì soltanto dilazione. Questo è stato previsto dal legislatore nel 2003 e nel 2012, chiedo scusa, ed essendo stato previsto questa dicitura, difficilmente interpretabile diversamente. Questo è un po' il senso.
In quest'ottica ci si è posto ancora sempre nel tipo di debito tributario, quindi sulla falcidia dei tributi IVA e contributi previdenziali, ci si è posto sostanzialmente, come dicevo prima, e poi replicherò più in là, il problema della loro falcidiabilità e soprattutto degli effetti che questa, diciamo, estinzione o cancellazione o inesigibilità del debito potessero avere nei confronti degli stessi contribuenti nell'ambito del perfezionamento dell'accordo. Perché? Perché in realtà il trattamento di questi accordi è stato anch'esso oggetto di disquisizione in ambito normativo, ma soprattutto in ambito giurisprudenziale. Esempio, se la crisi da sovraindebitamento fosse stata utilizzata da un soggetto che, seppur non fallibile, trattasi di soggetto di piccolo imprenditore, quindi soggetto al di sotto delle soglie di fallibilità, ci si poneva il dubbio se tale accordo, quindi le risultanze dell'omologa di questo accordo, potessero rientrare tra sopravvenienze attive da falcidia concordataria o da plusvalenze derivanti da cessione di beni in sede di concordato. Questo era un dubbio importante per i tecnici della matrice tributaria perché ci si trova a dover contrastare due profili sostanzialmente diversi che poi sono due lati della stessa medaglia, quindi o sopravvenienza o sopravvenienza attiva o plusvalenza, che però cambiano il regime impositivo delle determinate voci prese in considerazione. Conseguenze per i creditori. Le conseguenze per i creditori evidentemente non sono di poco conto, perché vi rendete conto che, diciamo, nell'ambito dell'ipotesi, come può essere quella del debitore consumatore in questo caso, quindi soggetto non soltanto non fallibile per soglia, ma proprio perché non ha in sé un'attività di matrice imprenditoriale, la composizione della crisi è certamente priva di rilevanza reddituale e ancor meno lo è chiaramente, e quindi più gravosa potrebbe essere per l'ente impositore che si trova in una condizione di sostanziale impossibilità, impotenza nei confronti dell'eventuale scelta del contribuente, appunto, debitore sostanzialmente fallito, che si trova a poter beneficiare di uno sostanziale o sconto o addirittura annullamento in caso di soggetti, come poi vedremo, incapienti. E questo comporta, in assenza di benefici premiali, capite bene che è stato fortemente osteggiato dagli enti impositori che si trovavano in fattispecie come quelle che poi vedremo in casi specifici, da ultimo il Tribunale della Spezia del gennaio 21, a continuare, perseverare nella contrarietà a determinati accordi, nonostante la Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale, ancora oggi ritengono che gli accordi siano, diciamo, possano prescindere dalla valutazione del fisco, quindi dell'ente impositore, qualora siano addirittura migliorativi rispetto alla fattispecie liquidatoria, cosa che oggi sembra di poco conto, ma in realtà è assolutamente determinante. Problematiche procedimentali. Ecco, ripeto, il rinvio alla normativa del fallito persona fisica ha veramente creato delle problematiche importanti, perché nonostante la legge 3.12 facesse un sostanziale rinvio a quasi tutta la disciplina relativa al soggetto fallibile, non cita profili, come dicevamo prima, prettamente tributari. Addirittura ne cita in termini contrari, quindi, come dicevo, è difficilmente mutuabile. Ma le problematiche sono state soprattutto poste negli ampi piani che il consumatore, in questo caso soggetto, abbiamo detto, non fallibile, si trovava a produrre per contrastare o per comunque chiedere l'inesigibilità del debito tributario. E tra le varie voci si sono sovrapposte quelle che prevedevano procedure diverse rispetto a quelle, ad esempio, del fallimento, appunto, come quelle del concordato, come quelle della liquidazione, che avevano estrema difficoltà ad essere riconciliate al profilo del debito tributario per i soggetti non fallibili. Imposizione indiretta, invece, l'abbiamo detto sull'omologa degli accordi del Tribunale, in questo caso c'è stata l'amministrazione finanziaria, che è bontà sua, della 27E del 2012, quindi, diciamo, estremamente in orbita di norma, ha inteso ricondurla alla imposta con tariffa fissa. Ecco, queste sono soltanto alcune delle problematiche che comportano ad oggi sostanzialmente l'impraticabilità della misura, ma che altrettanto sostanzialmente consentono di arrivare a determinate conclusioni. E la prima potrebbe essere questa. Seppur ci sono delle differenze sostanziali rispetto a prima,
la riforma non è ancora in grado di garantire un'assoluta certezza nella percentuale di rientro dal debito tributario che può avere un determinato consumatore, un determinato contribuente, comunque un soggetto inciso dalla volontà di accedere a queste procedure. Quindi ad oggi la condizione oggettiva ai fini della concessione del beneficio, una condizione minima, non c'è. Seppur la fattispecie è strettamente connessa a valori di tipo numerico, perché poi faremo degli esempi di vari tribunali che hanno accertato chi, cosa incredibile, perché questa diversificazione e incertezza è garantita dalla mancata chiarezza della norma e soprattutto comporta un aumento esponenziale dei casi legati proprio all'incertezza, come a dire che chi può tenta. Chi non ha la forza, il coraggio, la dimestichezza nel tentare, evita, e quindi da un lato c'è grande accesso alla procedura in maniera, se vogliamo, quasi diciamo coraggiosa, chiamiamola così, o comunque impertinente, e dall'altro c'è una ritrosia ad accedere a questa norma per evidente mancanza di chiarezza, quindi un eccesso, se vogliamo, di prudenza. Ma in questo senso vediamo che i vari tribunali, e poi ne citerò soltanto qualcuno, ha previsto soglie diverse di omologa del piano di rientro dal debito, chi allo 0,9%, chi al 22%, e richieste di quindi non accordo da parte del fisco, quindi dell'ente impositore, a richieste dallo 0,9 tanto quanto a richieste al 22 e viceversa. Quindi ci si trova sostanzialmente di fronte a un'incertezza tale che impone una sempre maggiore valutazione del problema. Questa è l'ultima slide, però ha bisogno di qualche spiegazione di più. Parto da questo presupposto. Oggi abbiamo una fattispecie normativa piuttosto importante, o meglio, giurisprudenziale piuttosto importante. Dobbiamo dire che la pronuncia della Corte Costituzionale 245 del 19 ha decretato l'incostituzionalità di quel famoso articolo 7, comma primo, di una parte in realtà, ove non prevede la facilitabilità dell'IVA. Non so se ricordate quel passaggio che ho citato, che il piano per determinati tributi, quali quelli appunto di derivazione europea, e ritenute no, e operate non versate, garantisce esclusivamente il rientro dilazionato e quindi non la facilita. Ebbene, la Corte Costituzionale soltanto nel 19, quindi a qualche anno dalla predisposizione della norma, ha riconosciuto l'incostituzionalità di questa parte dell'articolo 7 primo comma della legge 3 2012, e perché è contrario all'articolo 3 della Costituzione. Questa è una fattispecie importante perché sostanzialmente dà pregio alle doglianze che si erano manifestate prima e consente di dire e di estendere l'applicabilità della normativa in relazione all'estinzione del debito tributario anche per queste procedure figuranti soggetti appunto non fallibili. E dice qualcosa di più perché la legge 159 del 2020 di conversione del decreto 125/2020 anticipa l'entrata in vigore delle norme sulla transazione fiscale e contributiva del codice della crisi d'impresa, modificando sostanzialmente quelli che sono gli articoli più importanti della legge fallimentare, ossia il 180, 182 bis e 182 ter. Sostanzialmente questo è legato un po' all'emergenza Covid, un po' all'iter che c'era dietro, che è stato probabilmente un po' anticipato, di tentare di mettere la transazione fiscale, la transazione, o meglio, la transazione del debito tributario al centro dell'interesse fiscale. Quindi, in materia di transazione fiscale e previdenziale, il DL 137 del 20, convertito con la legge 176 del 2020, è intervenuto sulla stessa legge numero 3 del 2012, con il voto negativo determinante dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della proposta di accordo della composizione della crisi, si converte in voto positivo se tale proposta, dice la norma, consente all'erario l'ottenimento di una soddisfazione maggiore di quella derivante dalla liquidazione del patrimonio. In realtà, soltanto nel 2020 il legislatore non fa altro che adeguarsi alla Corte Costituzionale del 2014, della Corte di Giustizia del 2016 e in parte aderendo alla sostanziale incostituzionalità del parte del primo comma della legge, articolo 7 della legge numero 3 del 2012. Quindi si traccia sostanzialmente, il legislatore tenta nel 2020, solo nel 2020,
a 8 anni di distanza dalla promulgazione della norma, una via legale e giudiziale per il superamento del voto dissenziente dell'Agenzia delle Entrate a fronte della richiesta di abbattimento o inesigibilità, chiamiamolo un po' come vogliamo, del debito tributario. Quindi una sorta di nuova linfa per il tentativo di rientrare dal debito, ma nello stesso senso si era già rivolto a noi il Tribunale di Udine nel 2018 con un importante commento del professor De Federico circa i requisiti che possono accompagnare il piano della crisi da sovraindebitamento nell'ottica della falcidia dei tributi. Già lì l'ordinanza stigmatizza dubbi di incostituzionalità dell'articolo 397, poi riverberatesi nella Corte Costituzionale del 2019, considerando il perdurare vincolo di infalcigliabilità. 18, ancora avevamo il vincolo di infalcigliabilità. Il dubbio poi è appunto quello che porta all'evoluzione dei tributi e che porta oggi noi a porci il dubbio di fronte a un contribuente, perché dobbiamo chiamarlo così, che intende definire il debito tributario sulla scorta delle procedure che ci sono in essere. Magari, ecco, tra qualche giorno vedremo nel nuovo decreto anche altre rottamazioni quater e saldo e stralcio quater, così come l'estinzione delle cartelle barra condono cartelle del 2000-2015, ma questo è un altro discorso. Però, diciamo, il raffronto che potrebbe porsi il professionista è tra le modalità di estinzione del debito tributario che provengono da fattispecie normative e messe a disposizione del contribuente e i procedimenti che il contribuente può utilizzare, come la legge numero 3 del 2012, per rientrare in toto dai debiti tributari. L'esempio più banale è quel soggetto che viene da noi, ci rappresenta di avere un debito con la banca e quindi anche problematiche per quanto riguarda l'immobile di sua proprietà su cui incide un vincolo appunto bancario, ipoteca, e possiede dei debiti con altre finanziarie perché nel corso degli anni ha cercato di raggiungere fonti di patrimonio alternative a quelle bancarie proprio per le problematiche manifestate all'inizio e che si trova appunto a chiedere prestiti ad altri soggetti, magari ecco, anche regolarmente, quindi sostanzialmente dei finanziamenti o prestiti o fidi. Questo comporta dei problemi evidenti perché magari questo soggetto di fronte a noi ha anche parallelamente dei debiti tributari importanti per non aver omesso, per non aver versato, per non aver dichiarato tributi. Questa problematica non sembrerà strano vederla sovente negli studi professionali e il dubbio del consulente è quello di dire utilizziamo, perché magari ci troviamo in un periodo storico, ecco faccio l'esempio qui della rottamazione saldo e stralcio, ci troviamo in un periodo storico particolarmente favorevole o particolarmente generoso in termini di norme di definizione delle liti o di definizione dei debiti iscritti a ruolo, quindi affidati alla riscossione, oppure ci troviamo in un periodo in cui questa, diciamo, di condotta generosa da parte dell'amministrazione finanziaria e quindi del legislatore tributario non c'è e quindi si deve far fede alle procedure che sono a sistema, come si dice, quindi che sono previste vita natural durante dal nostro ordinamento, come appunto è quella della crisi da sovraindebitamento, anche per ancora di più per soggetti incapienti. Ebbene, la prima distinzione va fatta sulla base di quello che è il potenziale patrimoniale, economico, reddituale che ha questo evidente cliente o soggetto che intende aderire o che propone di aderire a questa procedura. Bene, la fattispecie è determinante perché è evidente pensare che se questo soggetto ha varie proprietà immobiliari e ha particolari esposizioni, oltre che bancarie, anche di matrice reddituale, ancora oggi, è evidente che tutto lasci pensare che una procedura di esdebitazione o comunque di sostanzialmente utilizzo della procedura, passatemi il termine fallimentare, ma fallimentare non è una procedura che potrebbe essere estremamente gravosa sul contribuente, che però capisce anche lui che è chiaro, ha un'esposizione tale per cui qualsiasi dei suoi creditori non lasceranno, non consentiranno allo stesso di avere una vita serena o quantomeno di avere una posizione debitoria che prima o poi garantisce una risoluzione. Esempio più lampante è quello appunto della banca che si trova ad avere a garantire un affidamento a questo soggetto e che allo stesso modo però si trova dall'altra parte non garantita da un rientro economico e quindi potrà rifarsi nei confronti delle poste messe a garanzia dallo stesso. Bene, questo è un problema importante.
È un problema importante perché, seppure l'Agenzia delle Entrate ha delle tempistiche particolari per quanto riguarda i rientri dal debito, ebbene, nel caso del soggetto che ha anche altre posizioni debitorie, i soggetti privati che non sono Agenzia delle Entrate hanno le stesse, seppur diverse, bontà loro, possibilità di rientrare dal debito attivando la fattispecie dell'esecuzione. L'alternativa è mettere a disposizione il proprio patrimonio per un piano di rientro che sia compatibile con le esigenze di vita e quindi di continuità da parte del contribuente, e alternativamente quello di mantenere il debito, quindi andare, come si dice, a trattativa privata per le singole poste, e garantire il rientro soltanto del debito tributario con le procedure che soltanto qui ho rammentato, ma si trattava dell'annualità precedente, quali rottamazione ter e saldo e stralcio, per la definizione della quale all'epoca si trattava dei debiti tra il 2000 e il 2017 affidati alla riscossione, mentre saldo e stralcio si trattava delle cartelle che, a seconda del modello ISE che si rappresentava, poteva essere di particolare utilità per i contribuenti a fronte di particolari difficoltà economiche o comunque di situazioni particolarmente disagiate. Ecco, il consiglio è chiaramente nei fatti, cioè è valutabile con una lente attenta da parte del professionista quella che è la pancia del cliente, cioè comprendere il cliente cosa porta a disposizione con sé nel rientro del debito, da lì fare valutazioni di tipo costi-benefici. È evidente che, cito soltanto alcune che mi interessava condividere con voi, ma soltanto alcune sentenze, eccole qua. Ecco, cito soltanto alcune sentenze, lasciando perdere la Cassazione, che sul punto è difficilmente accessibile, ma dà dei inquadramenti di principio. Ecco, ci sono tribunali come quello di Roma nel 2017, come quello di Treviso nel 2017, che rispetto all'entità del passivo hanno ritenuto non verificato il requisito satisfattivo richiesto dalla legge, con una percentuale del 9% Treviso, con una percentuale dello 0,5% Roma. Stesso, e questa è un'altra fattispecie piuttosto importante, con altre corti, ad esempio Prato nel 2019, in cui si è stimato sufficiente una concessione, ai fini della concessione al beneficio, una percentuale di soddisfazione dei creditori piuttosto contenuta, che affiorava al 2,20%. Quindi, ad ogni caso, va affidata la sua analisi. Sembra quasi banale dirlo, ma in realtà ci sono casi in cui sono stati ritenuti non soddisfattivi, quindi non sufficientemente argomentati e sufficientemente, come possiamo dire, aderenti al piano e soprattutto alla procedura, e quindi alla soddisfazione del debito, ancorché tributario, pagamenti per oltre il 27% dello stato passivo. Questo parliamo di Brescia del 2016. E per questo motivo ci troviamo di fronte a delle situazioni che sono ingestibili in termini prospettici, ma soprattutto in termini di prognosi, perché noi abbiamo a che fare con una posizione a sé stante per ogni debitore. Quali sono le tutele che può prendere in considerazione il professionista? Innanzitutto un'attentissima, non sono io a potervi insegnare nulla sul punto, ma semplicemente per quanto riguarda la fattispecie tributaria, potrebbe essere interessante garantire una sorta di, alla luce anche di questo principio di Corte di Giustizia e della modifica normativa, purtroppo intervenuta solo nel 2020, una attenta analisi del rapporto tra il trattamento che si propone al giudice, o meglio all'organismo di composizione della crisi, e l'alternativa liquidatoria rispetto a quella eccezionale. Cioè, se la procedura di liquidazione del tributo a seguito di esecuzione fosse più gravosa in termini di tempo, in termini di anche di rientro economico rispetto a quella proposta al giudice, all'organismo, quindi per la procedura proposta come piano, è sicuramente una fattispecie più risolvibile che non. Se invece la proposta rappresentata fosse più gravosa o quantomeno estremamente negativa rispetto alla più semplice o addirittura la peggiore delle procedure di esecuzione tributaria, quindi di liquidazione dei tributi, ebbene in questo caso sicuramente ci sarebbe una valutazione difficilmente che si scosterebbe difficilmente da quella meramente negativa.
Ora, è altrettanto importante che l'attesa che tutti quanti diciamo, gli addetti ai lavori stanno manifestando anche con una certa insistenza, come si può leggere da vari articoli dottrinali sul punto, che si formi una giurisprudenza unitaria sul punto. La finalità stessa della legge 312 non può portare ad una interpretazione di estremo, bisogna dirlo molto tranquillamente, non può portare a una interpretazione di estremo favore per il debitore, oggi come oggi, soprattutto laddove lo stesso si sia privato del proprio patrimonio sotto il controllo dell'autorità giudiziaria e indipendentemente dalla verifica di percentuali di soddisfo dei creditori, di cui prassi non abbiamo, stante la mancata previsione normativa di un limite minimo di pagamento che da tempo si invoca e anche ex articolo 283 della crisi, del codice della crisi e dell'insolvenza, che contempla espressamente ipotesi di debitore incapiente. È evidente, sempre vado, mi accingo alla conclusione, che il lavoro del professionista in questo senso è molto, sempre molto difficile. Abbiamo una giurisprudenza che consente però oggi di garantirci dei punti fermi, cioè i tributi sono assoggettabili a procedura, i tributi non si estinguono, questo ormai lo possiamo dire esclusivamente con i modelli che ci vengono offerti di tanto in tanto dal legislatore tributario, come appunto rottamazione, condono, scudo fiscale, beh, scudo fiscale è una fattispecie a parte, ma possono anche essere, possono anche rientrare all'interno di questi determinati tipi di procedure. Più favorevoli, meno favorevoli sarà soltanto il tempo, la giurisprudenza che si formerà sul punto a dircelo. Oggi sappiamo che fattispecie come rottamazione ter e ancora di più saldo e stralcio sono assolutamente favorevoli. Rottamazione ter in assenza di interessi e sanzioni c'è stata, essendo la ter, ce ne sono state già tre. Di saldo e stralcio altrettanto interessante in funzione soprattutto della particolare difficoltà di determinati contribuenti, quindi in ottica meramente sociale e ridistributiva, potrebbe essere estremamente perequativa, potrebbe essere estremamente interessante. Certo è, per soggetti che falliscono con un patrimonio importante, si capisce bene che fallire con un patrimonio da mettere a disposizione è veramente complesso in termini di credibilità. È quasi meglio preferire in questo senso una partecipazione attiva e attenta alle normative tributarie che vengono di volta in volta, come dicevo, proposte, e soltanto in questo senso garantire al cliente, in questo caso debitore, una partecipazione che sia meno dolorosa possibile. L'esempio degli immobili di proprietà, l'esempio di un patrimonio o soprattutto di una garanzia reddituale, come potrebbe essere quella di una pensione, che devono sempre assecondare lo stile di vita del soggetto. Quindi ricordiamoci sempre nel piano, ripeto, non sono un fallimentarista, però qualche transazione fiscale è stata fatta e la garanzia di una continuità aziendale per l'azienda o la continuità di una vita decente, decorosa e dignitosa, come appunto la ratio della norma stessa voleva lasciare intendere, per il soggetto non fallibile, deve essere un mantra e un codice di indirizzo da portare avanti. La difficoltà di questo, della continuità nella scia del rispetto della ratio della normativa, o intesa come tale, però è oggi difficilmente percorribile per soggetti che hanno tanti valori in pancia. Potrebbe comportare questo di mettere alla luce del sole tutte le proprie disponibilità, ovviamente, e quindi a farsi assoggettare ad un controllo sulle stesse e far giudicare anche gli stili di vita che un po' ognuno di noi ha. Cioè, il debitore che si trova con una disponibilità importante di patrimonio o di reddito, che intenda rientrare dal debito importante in termini di valori sulla carta, poi magari in realtà si fa fatica a rientrare proprio per l'impossibilità che questi beni abbiano una sorta di valore all'interno del mercato, ebbene per questi soggetti è importante anche dimostrare all'interno di un piano quello che è lo stile di vita per cui hanno necessità di una determinata provvista rispetto ad un'altra. E purtroppo in questo senso che c'è anche spesso il discrimine tra un piano e un altro. Il creditore si trova di fronte a un soggetto che intende rientrare da un debito, però che, mettiamola così, dall'altra parte intende anche garantirsi, non so, una vita sociale, un divertimento serale, una vacanza, ecco, tutta questa condizione è difficilmente riportabile all'interno di questi piani proprio per gli ostacoli che pongono,
come probabilmente è anche giusto, ma fino a un certo punto, i creditori. Sta all'omologa del giudice che, ripetiamo, si trova a combattere o ad affrontare la procedura con gli stessi presupposti che ha il professionista, quindi una sostanziale incertezza in termini di rilievi, fattori ed evidenze, ma che probabilmente si trova anche a dover affrontare una situazione che, dall'altro lato, come tanto può essere una situazione, diciamo, comoda di un soggetto che vuole mantenere una sorta di dignità, e dall'altro lato anche un soggetto che è particolarmente poco abbiente da avere una situazione drammatica di totale incapienza, che ha un'ottica tutta sua. Voi capite bene che un soggetto totalmente incapiente, totalmente incapace di rientrare, seppur col minimo del debito, che sia tributario o del debito, chiamiamolo così, civilistico, privato, e in quel caso andrà valutata anche da parte del giudice, molto spesso lì che incide la discrezionalità della pubblica amministrazione in termini proprio documentali all'interno del procedimento. Perché? Perché si va a verificare anche come mai quel soggetto sia oggi nelle condizioni di totale incapienza. Fattispecie non da sottovalutare, perché è chiaro che sui presupposti che ci siamo detti, per i quali questa normativa si applica il beneficio, quindi viene riconosciuto, se abbia garantito e cooperato al regolare svolgimento della procedura e non abbia ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della stessa, così come non sia stato lui stesso responsabile in maniera sostanzialmente fraudolenta del suo stato di incapienza. Giuseppe, io ti ringrazio nuovamente per essere stato qua con noi, ti ringrazio per la tua disponibilità e ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno partecipato questa sera e che ci hanno seguito. Grazie e auguro una buona serata a tutti. Arrivederci. Alla prossima.